Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Carissimi fratelli e sorelle, l'incipit del Vangelo appena ascoltato ci permette di cogliere subito la dimensione profonda del tempo liturgico che stiamo vivendo. Questa celebrazione, dunque, preludio al triduo pasquale della passione, morte, sepoltura e resurrezione del Signore, ci riconduce all'ora di Gesù, ponendo particolarmente in risalto il mistero d'amore di Cristo, il quale istituisce il memoriale eucaristico, il sacerdozio ministeriale, ed insegna uno stile di vita nuovo, il suo, basato sul servizio e sulla fraternità. Egli vuole che siamo ad un tempo fratelli e servi, gli uni degli altri, gli uni per gli altri. L'amore che ci insegna Gesù e che Egli vuole per i Suoi sino alla fine non ha quindi solo un valore temporale, ma soprattutto un valore di altissimo rilievo affettivo, esprime pienezza, totalità. Egli ama pienamente, totalmente, al massimo. Ecco allora che l'esempio che Lui ci ha lasciato attraverso il gesto della lavanda dei piedi non è una semplice esortazione ad assumere un comportamento giusto, corretto da un punto di vista etico, ma significa la scelta di una condizione che ha fondamento nell'alto di una totale donazione. L'evento cruento della morte in croce, dunque, rende pienamente comprensibile il senso di quel gesto, epifania della sua totale offerta per amore degli uomini, per amore nostro. L'atteggiamento di servizio nel contesto del Cenacolo, attraverso i verbi utilizzati, si alzò da tavola, depose le vesti, lavò i piedi e sedette di nuovo, sintetizza tutto il senso della missione di Gesù, che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. A farci meglio comprendere il comportamento di Gesù nel Cenacolo è il versetto che ci ha introdotto all'ascolto del brano evangelico. Vi do un comandamento nuovo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. È l'amore il motore di tutto. Il nuovo comandamento porta a perfezionamento persino quello di amare il prossimo come se stessi. Va oltre. Bisogna amare come Lui ama. Questa è la vera e nuova modalità. Non è più tanto il bene per se stessi la misura, ma l'amore che Egli ha avuto per noi. Gesù non ci invita semplicemente a volerci bene, ma ad amarci come Lui ci ha amato. Il modello, dunque, è Lui, e il servizio fraterno della carità, di conseguenza, esprime concretamente il senso di questo comandamento, che qualifica la condizione del vero credente. Il gesto sorprendente di Gesù nella lavanda dei piedi, questo esempio di carità, prepara per certi versi anche a comprendere l'importanza del comandamento, che non deve essere semplicemente contemplato, ma accolto ed esercitato da chiunque si fa suo discepolo. La missione di Gesù ed il suo insegnamento, quindi, culminano proprio con la disposizione del nuovo comandamento e con la consegna di se stesso, perché si compia il disegno del Padre. Ecco allora che quanto noi ripeteremo fra poco, imitando Gesù con il rito della lavanda dei piedi, non sarà solo una commovente evocazione
di quanto egli ha fatto, ma è soprattutto un ricordare ciò a cui la Chiesa è chiamata, ciò a cui tutti noi, fratelli e sorelle, battezzati nella morte e resurrezione di Cristo, siamo chiamati. L'esempio di Gesù può essere compreso solo se si è disposti ad entrare nella logica del suo comandamento. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È Gesù che lo dice e che Giovanni riporta alla conclusione del capitolo quindicesimo. Ora, cari fratelli e sorelle, come non vedere fortemente disatteso questo comando del Signore nella storia che ultimamente ci restituisce per lo più immagini di divisione, di massacri, di conflitti, di guerre fratricide? Mi chiedo e vi chiedo, ma che senso ha tutto questo? Come possiamo ottenere il dono della pace se non recuperiamo i valori fondamentali su cui dovrebbero strutturarsi l'umana convivenza, il senso civico del vivere comune? E soprattutto, come possiamo pensare ad un'emancipazione da forme deleterie di sopruso senza prima convincerci che tutto ciò che lede pesantemente la libertà altrui o attenta irrimediabilmente alla legge della vita, che sempre e in ogni caso va custodita, ci travolge in un processo di regressione e di morte? Quello che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, le efferate guerre a pochi passi da noi, non ultimo l'attentato in Russia, sono un vero scandalo. Come si possono giustificare simili eccidi anche di persone innocenti? Nessuna motivazione che spinga a conflitti armati potrà mai essere sostenuta e condivisa. Nessun uomo ha il diritto, per qualsiasi motivo, di alzare la mano contro un altro uomo. Purtroppo, però, questa verità, anche tra noi cristiani, spesso rimane un'utopia e si finisce solo col piangersi addosso, senza provare veramente a cambiare le cose, cominciando dai nostri piccoli contesti quotidiani. Il vero cristiano non è l'uomo della resa. Anche quando il nostro linguaggio, il nostro stile di vita non sembrano essere compresi, diventano potente segno di contraddizione per il mondo, come lo è stato l'apparente fallimento di Cristo sulla croce. Quella morte ha cambiato il corso dell'umanità, la storia, è diventata segno di vita nuova, di rinascita. Le liturgie di questi giorni, allora, ci ricordano proprio questo, che l'amore è il segno più potente e più sconvolgente. E ciò che ha vinto può vincere ancora oggi e sempre vincerà il mondo. È luce che dissipa le tenebre del peccato e della morte. L'amore è ciò che rimarrà in eterno. Chi vuole essere allora vero protagonista della storia sa bene che la forza brutale, l'abuso di potere, le ideologie che favoriscono classificazioni sociali, discriminazioni e prevaricazioni sono strumenti a servizio di un'antistoria. Il vero protagonista, il vero eroe della storia umana è colui che sa testimoniare ciò che è invincibile. E l'invincibile è Cristo. L'arma per essere tale è l'amore. A questo siamo chiamati, carissimi fratelli e sorelle, ad essere invincibili. A questo è chiamata la Chiesa attraverso una testimonianza concreta di donazione, di solidarietà, di vera carità. Dobbiamo tutti piegarci alle necessità dei fratelli, chinarci sulle ferite aperte e sanguinanti dell'umanità e portare dappertutto speranza, amore e consolazione.
il rito a cui assisterete tra poco. Dunque, vuole rendere maggiormente percepibile nel sacerdote che imita Gesù proprio il segno di una Chiesa che rinnova l'impegno del servizio fraterno della carità, di una Chiesa che si conferma nella fedeltà alla vocazione ricevuta, di una Chiesa sempre pronta a piegarsi per lavare i piedi polverosi e stanchi dell'umanità, di una Chiesa pronta a farsi prossima, vicina alle necessità della gente e a versare sugli ultimi della società l'olio della letizia e della speranza. Nel rito della lavanda dei piedi dobbiamo cogliere la sintesi del lavoro pastorale della Chiesa, che si pone al servizio del popolo di Dio affinché lo stesso Cristo continui ad essere presente ed operante. Dobbiamo essere, cari fratelli e sorelle, la Chiesa del servizio, la Chiesa del grembiule, per citare Don Tonino Bello. Dobbiamo essere la Chiesa che annuncia e vive il comandamento nuovo. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. A partire proprio da questa affermazione, voglio formulare il mio augurio innanzitutto a voi, miei confratelli sacerdoti. Il nostro ministero è legato in maniera profondamente significativa al Giovedì Santo, dove l'istituzione avviene nel contesto del servizio fraterno. Sia Cristo l'unico vero modello del nostro sacerdozio. Ci insegna a servire e ad amare come ha fatto Lui, non dimenticando che siamo stati da Lui scelti e prediletti. Sentiamoci ospiti speciali del suo cuore misericordioso, uniti profondamente e indissolubilmente ai suoi palpiti di pastore, per dispensare con generosità i doni della grazia che sgorgano dal suo fianco squarciato sulla croce. Ai carissimi fratelli diaconi qui presenti, in modo particolare a Fra Giuseppe e Fra Claudio, che fra poche settimane riceveranno l'ordine del presbiterato, seguiti fra qualche mese anche da Fra Antonio e Fra Stefano della nostra provincia, voglio augurare di sentirsi presto avvolti dalla grazia di questo giorno santo, nel quale affondano le radici e la spiritualità del sacerdozio ministeriale. L'imminente tempo pasquale, carissimi Fra Giuseppe e Fra Claudio, vi legherà al sacerdozio di Cristo, e il profumo del crisma, ieri benedetto insieme all'olio dei catecumeni e degli infermi, inonderà di profumo e di grazia le vostre mani, perché possiate rendere presente il mistero eucaristico e vivere pienamente la dimensione del servizio ai credenti, sull'esempio di Gesù. Non posso, infine, non rivolgere un augurio a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, che pure siete chiamati ad essere discepoli del Signore in forza del battesimo ricevuto. Soprattutto a quanti hanno accolto il dono della vocazione matrimoniale, dico di non cedere alle difficoltà e di non turbarsi dinanzi alle sfide del tempo presente, che possono diventare, se vissute nell'orizzonte della fede, vere opportunità di crescita e di maturazione umana e spirituale, esperienza di resurrezione, rafforzando così i vincoli della comunità familiare. Difendete le vostre famiglie da qualsiasi attacco interno e esterno, perché possa risplendere nel segno del vostro sacramento l'amore casto e fecondo di Cristo per la sua Chiesa. A tutti voi qui presenti e a quanti ci seguono da casa, mentre affido alla Vergine delle Grazie i propositi di ognuno, auguro di vivere e realizzare in pienezza l'appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa, una Chiesa che annuncia la salvezza, che la celebra e la testimonia mediante l'esercizio del comandamento dell'amore. Vivete, fratelli e sorelle, nel dono e del dono dell'amore infinito di Dio,
e sarete invincibili, e la vostra gioia sarà piena. Amen.